Sono triste, ovviamente, ma contento perché dopo anni, diciamo, finalmente me la sto sentendo di nuovo vicina, la sento di nuovo mia nonna, che io ho sempre chiamato G, e che la madre di mio padre, mia nonna, il sangue del mio sangue, sono... Volevo passare più tempo con lei. Dimitri, qual è il ricordo che hai di tua nonna Gina? Ogni volta che alzo la testa al cielo, diciamo che mi ricordo i ricordi a casa. Mi ricordo quando siamo stati in Russia, quando siamo stati in Francia, quando mi faceva vedere le sue statue a Pietrasanta. Mi ricordo di tutte le volte che stavo a casa sua. Ah, nel giardino, e lei camminava e mi faceva vedere praticamente il giro di tutte le piante, dei pavoni, delle gru. E poi le volte che la sera dormivo da lei e lei cuciva, io guardavo la televisione insieme a lei, poi ci salutavamo. E abitavo accanto a lei e io, diciamo, dalla finestra la cercavo alla sua finestra di casa. Lei è stata incredibile. E mi sarebbe piaciuto parlarle di più, ascoltarle di più. Cosa vorresti dire adesso, se avessi la possibilità? Io vorrei che si sapesse che io le voglio bene, e le ho voluto molto bene. L'ultimo ricordo che hai di lei, l'ultima immagine, se chiudi gli occhi. Ero a casa sua e l'ho vista negli occhi e mi sono girato verso il pianoforte dove c'era anche una sua foto e l'ho rivista.